Give it to me like... Ogni anno nel mondo vengono prodotte oltre 400 milioni di tonnellate di plastica e per capirci questa cifra è pari al peso di mille Empire State Building e se questa plastica fosse una nazione sarebbe la quinta al mondo per emissioni di gas serra in Europa il 40% della plastica generata è destinata alla produzione di imballaggi plastici monouso, molto spesso inutili, come questi. 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 Ed anche questi. Purtroppo però il problema non sono solo gli imballaggi di plastica, bensì il consumo di risorse naturali per creare degli imballaggi e dei prodotti monouso inutili. Perché la produzione di qualsiasi imballaggio e di qualsiasi prodotto necessita il consumo di risorse naturali molto preziose, come acqua, energia, suolo, alberi. E qualsiasi imballaggio e qualsiasi prodotto prima o poi diventa un rifiuto da gestire. E per gestire un rifiuto sarà necessario impiegare nuove risorse naturali per raccoglierlo, trasportarlo, e riciclarlo. Quando parliamo della gestione dei rifiuti ormai tutti sappiamo che possiamo e dobbiamo fare la raccolta differenziata. Ce l'hanno detto le istituzioni, al lavoro, a scuola, in famiglia e so che molti di voi la fate, ma so anche che molti di voi provate un senso di frustrazione misto a impotenza e rabbia nel compiere questo gesto quotidiano, un po' per l'indifferenza di altri che magari non la fanno e un po' perché tanto i rifiuti, tanto li mischiano tutti insieme. Conosco molto bene questa frustrazione, l'ho provata anche io per tanti anni, ma è stata proprio questa frustrazione che ha generato in me la voglia di un cambiamento. Ho voluto trovare una soluzione che andasse alla radice del problema dei rifiuti e delle risorse. Volevo trovare una soluzione radicale. Ed è proprio grazie a questa frustrazione che ho scoperto due mondi. Il mondo dei prodotti sfusi, ovvero quei prodotti che vengono venduti al peso o alla spina in imballaggi riutilizzabili. E il mondo dei prodotti zero waste, letteralmente in italiano zero rifiuti. Ovvero quei prodotti che sono stati ridisegnati e riprogettati a monte tramite l'ecodesign per avere un minore impatto lungo tutta la vita di un prodotto. Dalla produzione al trasporto, al consumo, fino allo smaltimento. Buonasera a tutti. Io sono Ottavia Belli e sono la fondatrice della mappa dei negozi sfusi e zero waste. Ed oggi sono qui per dimostrarvi che le vostre piccole azioni quotidiane possono fare la differenza. Possono fare la differenza per l'ambiente, per la società tutta, locale e distante. E po possono fare anche la differenza per il vostro portafoglio. E nel dimostrarvi che le vostre piccole azioni quotidiane facciano la differenza, vi dimostrerò anche che è possibile ridurre i vostri rifiuti in maniera semplice. Ad oggi produciamo molti più rifiuti di quelli che riusciamo a riciclare. Come potete vedere da questo grafico, che descrive la produzione pro capite di un europeo dei propri rifiuti, circa la metà viene riciclata e compostata, ma l'altra metà viene incenerita e mandata in discarica. Anche a causa di questa sovrapproduzione dei nostri rifiuti, siamo costretti a esportarli all'estero, legalmente e illegalmente dalla Malesia alla Thailandia alla Turchia fino alla Svizzera, con un importante costo economico, sociale ed ambientale. Anche perché non sempre i nostri rifiuti vengono spediti in paesi che hanno le tecnologie e la democrazia necessaria per gestirli correttamente. E non solo, come abbiamo visto dal grafico, Gran parte dei nostri rifiuti vengono inceneriti e mandati in discarica, con un importante impatto sull'ambiente e sulla nostra salute. Vari studi scientifici stanno analizzando l'impatto di alcuni materiali sulla nostra salute. Queste ormai le riconoscete tutti, no? Sono frammenti plastici, o meglio, microplastiche. E dei frammenti di queste microplastiche, invisibili all'occhio umano, sono stati trovati circolare liberamente nel nostro sangue. Questi frammenti plastici sono stati trovati nel latte materno, nella placenta dei bambini, nelle verdure, nella frutta, negli animali, nel suolo, nell'acqua, nell'aria, nei fiumi, nei laghi ed anche nella neve dell'Antartide. Le microplastiche sono ovunque. È stato stimato che settimanalmente ingeriamo una quantità di plastica pari al peso di una carta di credito. Settimanalmente. Qualcuno di voi avrà pensato, beh, passiamo alla carta, un materiale così puro, naturale, ecologico. Purtroppo la soluzione non è così semplice, mi piacerebbe molto. Ma a problemi complessi come la gestione dei rifiuti e il consumo di risorse naturali dobbiamo rispondere con delle soluzioni complesse. Non basta cambiare un materiale per definire un prodotto sostenibile, perché non è solamente la produzione e il consumo di plastica ad avere un impatto ambientale e sulla nostra salute. Dei recenti studi scientifici stanno analizzando l'impatto dei materiali che stanno andando a sostituire la plastica sulla nostra salute. E stiamo parlando della carta, delle bioplastiche, del bambù. Sono state trovate all'interno di questi materiali delle sostanze tossiche. E queste sostanze tossiche vanno a danneggiare la nostra fertilità, causano danni al nostro DNA, causano cancro e tanti altri danni irreversibili. Adesso vi starete chiedendo, ma io singolo, singolo essere umano, cosa posso fare? Cosa posso io, singola molecola, di un sistema composto da 8 miliardi di molecole. Oltre a differenziare i miei rifiuti per materiale sperando che vengano riciclati, la parola chiave è prevenzione. Possiamo prevenire la produzione dei nostri rifiuti e prevenire il consumo di risorse naturali, oggi troppo preziose, troppo scarse per essere utilizzati per produrre degli imballaggi e dei prodotti usegetta. E possiamo prevenire l'insorgere di tutti questi problemi di salute che stanno adesso emergendo? Possiamo prevenire. Oggi prevenire è molto più semplice di quello che potete immaginare e vi farò vedere alcuni piccolissimi esempi che potete mettere in pratica. Ad esempio possiamo passare da questo tipo di spazzolino, che tutti conoscete, a questo. Potrebbero sembrare uguali, ma non lo sono. Sono prodotti, pensati e disegnati in maniera radicalmente diversa. Questo è destinato a durare tre mesi e dopo tre mesi verrà conferito nella raccolta indifferenziata perché non può essere riciclato e quindi finirà in una discarica o in un ceneritore. Questo invece... È stato progettato per durare per sempre. Perché? Perché è stato progettato affinché potessimo cambiare solamente la testina. È uno spazzolino con la testina intercambiabile. Quindi ogni mese, ogni tre mesi, andremo a generare solamente questo rifiuto. Perché dovremmo buttare via un manico? Perfettamente funzionante. Oppure possiamo passare dall'uso di questi assorbenti monouso a questa coppetta mestruale riutilizzabile. Questi prodotti, come dice il nome, vengono utilizzati una volta e poi gettati nell'indifferenziata. Ogni mese. E quindi questi prodotti finiranno in una discarica o in un inceneritore. Questa invece può durare fino a 10 anni. Permette un risparmio annuale tra i 150 e i 200 assorbenti monouso. E un risparmio economico tra i 120 e i 150 euro l'anno. Oppure possiamo passare da una spesa pre-imballata a una spesa sfusa. Imballaggio monouso, imballaggio riutilizzabile, potenzialmente all'infinito. E considerando che ogni italiano consuma circa 23 kg di pasta all'anno, siamo intorno a una prevenzione di una ventina di metri di imballaggi monouso. Oppure. Possiamo passare dall'acquisto di una bevanda vegetale all'avena classica in questo brick a farcelo in casa autoprodotto. Questo brick è fatto di un materiale detto poliaccoppiato. Sono tre materiali: alluminio, carta e plastica, che rendono il prodotto molto difficilmente riciclabile. E quando non viene riciclato, verrà inviato in una discarica o in un inceneritore? Questo invece, latte autoprodotto, tempo di realizzazione 3 minuti, difficoltà estremamente bassa, costo tra le 4 e le 5 volte inferiore. Infatti, una famiglia di 4 persone può risparmiare ogni anno 200 euro e circa 100 di questi brick, probabilmente non riciclabili. Infine l'ultimo prodotto ha a che fare con loro, che ci hanno regalato un primato terribile. Oscilliamo tra la prima e la seconda posizione a livello mondiale per consumo d'acqua in bottiglia, nonostante abbiamo in gran parte dei paesi una qualità dell'acqua molto elevata. E possiamo sostituirlo con questo, un filtro per il rubinetto, che permette a una famiglia di quattro persone di risparmiare annualmente ben 1500 bottiglie in plastica e ben 800 euro in base alla marca che viene utilizzata. Io lo so che pensate che le piccole azioni quotidiane non facciano la differenza, capisco. Ma dovete pensare che le onde non sono fatte da una sola grande goccia che spinge, ma da tante piccolissime gocce che si uniscono per spingere nella stessa direzione. E lo stesso vale per le nostre azioni individuali, che si vanno a sommare una dopo l'altra, una dopo l'altra, giorno dopo giorno. E si vanno a sommare anche a quelle di altre persone che si stanno impegnando nella loro quotidianità. Qualcuno si starà chiedendo, ma tutto ciò, tutti questi prodotti, dove si trovano? Si trovano nei negozi sfusi e zero waste, che mi piace definire dei negozi, dei contenitori di soluzioni pratiche, immediate e tangibili per ridurre il proprio impatto ambientale e la propria produzione di rifiuti. Prima di lasciarci, vorrei condividere con voi una poesia che mi sta molto a cuore e che mi segue dal primo giorno di questo mio percorso. E recita così. Io sono solo uno, ma comunque sono uno. Non posso fare tutto, ma posso fare qualcosa. E il fatto che io non possa fare tutto non mi fermerà dal fare quel poco che posso fare. Grazie. Thank you.